determina l'equazione della circonferenza passante per i punti A di coordinate 4-2 e B di coordinate -2,1 e avente il centro sulla retta di equazione 6x - 2y - 7 = 0. Trova poi l'equazione delle rette tangenti alla circonferenza e parallele ad AB, dopo aver verificato che A e B sono estremi di un diametro. Dunque, cominciamo con qualche problema un pochino più complesso, ma che sicuramente sarete in grado di risolvere, perché se avete visto i tanti precedenti problemi sulla circonferenza dovreste essere in grado di risolvere. È chiaro che se lo studente fa uno, due esercizi solo, si trova di fronte a un problema così, tabula rasa. E anche chi gliela assegna pochi non va bene. Quindi, cari prof all'ascolto, vi do un consiglio, mi permetto di darvi un consiglio: assegnate valanghe di esercizi ai vostri ragazzi, non due o tre come vedo sempre dai compiti che mi portano i ragazzi. È scandaloso, prof, ma che fate? Esercizi minimo 10, 8, 10 fino a 20 anche. Solo così lo studente impara la tipologia dell'esercizio, cioè capisce il concetto, i concetti che stiamo studiando. Altrimenti, un esercizio, lo studente non lo digerisce. Oh signore, ci vuole proprio... Mi fanno andare in bestia queste cose. Magari lo studente all'ascolto dice, ma è meglio che me... Ragazzi, ve ne danno due esercizi, siete contenti, perché così poi uscite, vi divertite. No! Lavoro tanto, tanti risultati. Chi semina bene... No? Raccoglie bene, razzola, chi semina bene raccoglie bene dopo. Detto questo, scusatemi questo preambolo. Abbiamo già visto quando ci danno due punti per i quali passa la circonferenza è il centro che sta proprio su una retta. Perché? Allora, disegniamo un attimo la circonferenza che dovrebbe essere la nostra. Ho sbagliato alla fine. E vediamo i due punti, guardate. A e B, per una nota regola... Una nota proprietà sulle circonferenze AB, no? È chiaramente una corda e questo è il centro. Beh, di sicuro dovresti sapere che l'asse di AB, di questa corda, di sicuro passa anche per il centro. Chi è l'asse? Beh, l'asse è quella retta che è perpendicolare ad AB o alla retta, se volete, contenente AB, passante per il punto medio. Allora cosa conviene fare? Conviene intersecare la retta per il quale passa la retta sul quale sta il centro, che è questa, con che cosa? Beh, con questa retta qua, che sicuramente possiamo determinare. Io l'ho chiamata R, la retta del testo, il testo non la chiama. L'altra retta la chiamerò S, ripeto, la retta S che è poi l'asse della corda del segmento AB, che andiamo subito a determinare. Come? Ci troviamo subito il punto medio di AB, M di AB, vediamo chi è, formula del punto medio, vi ricordo, è ascissa di A più ascissa di B diviso 2, 4-2 fa 2, 2 diviso 2 è 1, ordinata di A più ordinata di B diviso 2, meno 2 più 1 fa meno 1, diviso 2 meno 1/2. 1 meno 1/2 sono le coordinate del punto medio di questa corda del segmento AB. A questo punto calcolo anche il coefficiente angolare della retta che poi contiene quella corda, questo segmento AB, perché poi il coefficiente angolare della retta S sarà l'antireciproco di questo secondo, visto che è perpendicolare. Chi è M di AB? Beh, M di AB è, lo ricordo, Y di B meno Y di A, tante cose, tante volte l'abbiamo visto, fratto x di b meno x di a, y di b 1 meno y di a meno 2, quindi 1 più 2 è 3, diviso x di b che è meno 2, meno 4 è un meno 6, 3 fratto meno 6 è un meno 3 sesti, ovvero un meno 1/2, il che vuol dire che m di s, lo scrivo qui, sarà ovviamente l'antireciproco, ovvero 2. Visto che conosco sicuramente l'equazione di una retta che passa per un punto, che è il punto medio, e poi ha coefficiente angolare 2, scriverò che y meno l'ordinata del punto medio, quindi y meno meno 1/2, y più 1/2, è uguale a m di s, quindi 2, che moltiplica x meno l'ascissa del punto medio, x meno 1. È la classica formula della retta che passa per un punto noto, il coefficiente angolare. Detta anche formula del fascio proprio, insomma, chiamatela come volete. Moltiplico, vabbè, che facciamo? Moltiplico per 2, oppure lasciamo così, scriviamo in forma esplicita S,
che è la retta contenente l'asse di AB, che poi intersecheremo con R, perché così avremo le coordinate del centro. Chi è S? Sarà Y uguale, porto quello un mezzo a destra, meno un mezzo, più 2x meno 2. Faccio le mie somme, Y uguale a chi? 2x meno un mezzo meno 2, meno un mezzo meno 4 mezzi, meno 5 mezzi. In forma esplicita, meno 5 mezzi l'intercetta, 2 è il cosciente angolare di una retta S, che ripeto è sicuramente anch'essa passante per il centro, ma per il centro ci passa pure la retta R, che questo mi è confermato dal testo, e quindi mi vado a trovare le coordinate del centro intersecando la retta S che mi sono trovato io, Y uguale 2X meno 5 mezzi, con la retta di equazione 6X meno 2Y meno 7 uguale 0, che mi fornisce invece il testo in forma implicita. Applico la sostituzione, lascerei così com'è Y uguale 2X meno 5 mezzi e lo metterei lì, quindi ottenendo 6X meno 2 che moltiplica Y, che ripeto è 2X meno 5 mezzi, meno 7 uguale 0. Mi concentro su questa equazione di primo grado in X che risolverò. Ho 6x meno 2 per 2x è un meno 4x, meno per meno più 2 per 5 mezzi è un 5, meno 7 uguale 0. Niente, 6x meno 4x è 2x, 5 meno 7 fa meno 2, che porta da destra fa 2, dividendo per 2 x è 1, no? Vediamo se torna, anche se non c'è, sì, x dovrebbe venire 1, ve lo dico subito, giusto, sì, x è 1, quindi ristituendo in y viene un y uguale 2 per 1, 2, 2 meno 5 mezzi, ma 2 meno 5 mezzi se lo fate è un 4 mezzi, meno 5 mezzi che è un meno un mezzo. Notiamo subito che possiamo a questo punto rispondere direttamente alla domanda, all'ultima domanda, perché guardate, le coordinate del centro della circonferenza sono proprio, coincidono con le coordinate del punto medio di, del segmento AB. Questo cosa significa? Significa che alla fine del testo, il testo ci dice, dopo aver verificato che A e B sono estremi di un diametro. Beh, A e B è proprio il diametro, quindi vuol dire, quindi questa in realtà è AB. E sapete perché? Beh, perché la metà di AB è proprio il centro, cioè 1 meno un mezzo, che poi sono le coordinate del punto di mezzo di AB, quindi vuol dire che effettivamente AB è proprio il diametro. E quindi abbiamo risposto anche all'ultima domanda. Permettetemi adesso di... non cancelliamo, ma qui diciamo che la retta S non era quella, ma adesso lo so che AB è un diametro, adesso facciamo finta che sia questo il diametro AB. Ho anche il centro. Beh, ma allora a questo punto capite bene che è facilissimo trovare anche il raggio, perché io voglio il centro e anche il raggio. Il raggio è semplicemente la distanza del centro da uno dei due punti, da B è uguale. Direi a questo punto di, vediamo un po', beh, raggio per esempio, scriviamo che è CA, va bene? Radice quadrata, formula della distanza fra due punti, andrei a fare ascissa di A meno ascissa di C al quadrato più ordinata di A meno ordinata di C al quadrato. Quindi abbiamo un 4 meno 1, 3, che al quadrato è 9, meno 2 meno meno un mezzo è un meno 4 mezzi più un mezzo con meno 3 mezzi, che al quadrato è un 9 quarti. Direi di accogliere un 9 fattore comune, facciamo così, cambiamo metodo, 9 in evidenza viene un 1 più un quarto, dicevo lo puoi fare, perché no, raccolgo un 9, questo lo posso scrivere come radice di 9 per radice di 1 più un quarto, ma 1 più un quarto è 5 quarti, guardate un po', ho trovato che radice di 9 è 3, che moltiplica un mezzo radice di 5, 3 per un mezzo è 3 mezzi, 3 mezzi radice di 5 è il valore in effetti di questo raggio. Vado a questo punto a scrivermi la circonferenza, quindi rispondere alla prima domanda, quindi il raggio lo scrivo in alto, vale 3 mezzi radice di 5, l'ho determinato così, altrimenti voi potete tranquillamente determinarlo normalmente, io mi sono divertito a fare questo, quindi la circonferenza andiamo a scrivere qui, questa volta cambiamo posizioni, cancello qui. Problema non difficile, però diciamo un pochino più complesso rispetto a quelli facilissimi che abbiamo svolto in precedenza. Quindi abbiamo che x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato rappresenta l'equazione cartesiana uguale x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale r al quadrato, rappresenta l'equazione cartesiana di una circonferenza. E quindi abbiamo x meno 1 al quadrato
più y meno meno un mezzo, quindi y più un mezzo al quadrato uguale 3 mezzi radice di 5 al quadrato, e quindi scriverei un era un radice di 9, sarebbe un 9 quarti per 5, che sarebbe 3 al quadrato fa 9 quarti, radice di 5 al quadrato è 5, quindi viene un 9, qua, un, 9 qua, un 9 quarti per 5, e quindi un 45 quarti, va bene? A questo punto svolgo i quadrati, x quadro meno 2x più 1 più y quadro più un quarto più y doppio prodotto meno 45 quarti, che porto a sinistra il cambio di segno, uguale 0. Moltiplico per 4 entrambi i membri, abbiamo un 4 x quadro meno 8x più 4 più 4y quadro più 1, perché 4 quarti è 1, più 4y meno 45 uguale 0. In definitiva otteniamo un 4x quadro, vediamo se vediamo cosa succede, 4x quadro più 4y quadro, abbiamo un meno 8x, un più 4y, vediamo poi che 4 più 1 fa 5, 5 meno 45 è un meno 40, per nostra fortuna, insomma, possiamo dividere ulteriormente per 4 tutto quanto, possiamo raccogliere un 4 a fattore comune e poi dividere per 4 per in definitiva ottenere la nostra equazione cartesiana della circonferenza richiesta, ovvero x quadro più y quadro meno 2x più y meno 10 uguale 0, che è proprio quella, se guardate, che compare anche nel testo, qua non abbiate il testo degli autori Massimo Bergamini, Anatrifone, Gazzella Barozzi, della Zanichelli, e il testo Matematica Blu 2.0 volume 3, la mia edizione chiaramente. Vediamo di rispondere all'ultima domanda che ci chiede di trovare l'equazione delle rette, vuol dire che sono di più, tangenti alla circonferenza e parallela da B. Dunque, a questo punto possiamo utilizzare ad esempio l'equazione del fascio improprio, cioè qual è che retta è una retta parallela da B? Dunque AB, l'abbiamo visto prima, aveva coefficiente angolare, chi se lo ricorda? Mi sembra meno un mezzo, sì, era meno un mezzo il coefficiente angolare della retta che passava per tutte B. Quindi queste rette tangenti hanno lo stesso coefficiente angolare, quindi abbiamo a che fare con y uguale meno m meno un mezzo x più q, perché y uguale mx più q è l'equazione di una retta, ma visto che la conosciamo, y uguale meno un mezzo x più q è l'equazione in forma esplicita di queste rette tangenti. Se adesso immaginiamo, visto che queste rette sono tangenti, no? Per esempio questa, che è lei, vuol dire che la distanza di queste rette dal centro coincide con il raggio. Quindi applicherei la formula della distanza punto retta. Mi scriverei in forma implicita questa, quindi moltiplicherei per 2 e porterei poi, scriverei un mezzo x più y meno q uguale 0, portando meno un mezzo x più q, avendo il quadrato a sinistra e avendo le cambiate di segno. Moltiplicando per 2 ottengo un x più 2y meno 2q uguale 0. Questa è l'equazione in forma implicita di queste rette tangenti parallela alla retta B. In questo caso la distanza di c da questa retta deve essere pari a 3 mezzi radice di 5, no? Mi sembra ovvio. Cancello a questo punto anche questo, che secondo me il discorso è chiaro. Fantastico cerchio. Quindi formula della distanza, il raggio, 3 mezzi, radice di 5, è uguale a... Sotto abbiamo radice quadrata di a quadro più b quadro, dove a e b sono i coefficienti della retta. Rispettivamente 1 e 2, 1 al quadrato è 1, 2 al quadrato è 5, quindi la radice di 5 che è qua. Modulo di ax con 0, quindi 1 per x con 0 che è la scissa del centro, 1 per 1, 1, più by con 0, b vale 2 che moltiplica meno un mezzo che è l'ordinata del centro, 2 per meno un mezzo è meno 1 e 1 meno 1 se ne vanno, più c che in questo caso è meno 2, 1 allora, 1 meno 1 fa 0, radice di 5 con radice di 5, come faceva? Direi di fare così, chiamiamo le cose fatte bene, moltiplichiamo entrambi i membri per radice di 5, ottenendo che 3 mezzi per 5, perché la radice 5 per 5 è 5, è uguale a modulo di meno 2q. 1 meno 1 fa 0. Ma modulo di meno 2q lo posso scrivere come modulo di meno 2, che è 2, per modulo di q. Quindi ottengo un 3 mezzi
per 5 uguale 2 valore assoluto di Q. Divido per 2 entrambi i membri isolando sto modulo, scrivendo che il modulo di Q è uguale a 3 mezzi per 5, ovviamente per un mezzo, ho moltiplicato per un mezzo diviso per 2. Ho ottenuto che, guardate, il modulo di Q è pari a 15 quarti. Effettivamente Q è uguale a più o meno 15 quarti, allora. Trovato Q, il problema è finito, perché lo vado a mettere lì e ottengo proprio quello che c'è scritto nel testo, ovvero le due rettangenti parallele alla retta contenente il segmento AB, che poi è la coscienza quadrata per meno un mezzo, sono rispettivamente y uguale meno un mezzo x meno 15 quarti e y uguale meno un mezzo x, ho dimenticato di scrivere x, più 15 quarti. Ecco qua, risolto anche questo problema.